Giorgio, la semifinale è andata anche bene con gara 5, Sansevero davanti in tutti i fondamentali, rimbalzi, tiri da 2, tiri da 3, tiri liberi. Io credo che, a prescindere dei complimenti che vanno fatti a Salerno, perché secondo me hanno fatto una serie molto buona, molto importante, perché hanno fatto delle partite cambiate, sono cresciuti all'interno della serie, quindi complimenti a loro, perché secondo me sono una squadra molto buona. Sono una squadra molto ben allenata da Orlando, che ha dimostrato il suo valore, perché la squadra aveva delle idee molto chiare, molto definite. Quindi fatti i complimenti a Salerno, alla società, a tutti. Penso che oggi abbiamo dimostrato quello che siamo, abbiamo dimostrato il Credo che nostro sia valore. importante. È importante fare i complimenti ai nostri giocatori, perché questa è una serie che si è ridotta alla quinta gara, però è una serie che a gara 3 abbiamo perso con un tiro da 3 punti in gancio all'ultimo secondo, e in gara 4 eravamo più 9 con l'inerzia della partita all'intervallo. Quindi ne ho sentite parecchie, ne ho lette parecchie, ne ho percepite parecchie, ma sembrava che ci avessero dato morti, distrutti, squadra impresentabile, sconfitte allucinanti, sconfitte senza senso. Io credo che bisognerebbe portare rispetto a questi ragazzi che hanno portato Sansevero in finale per andare in A2. Credo che questi ragazzi meritino il rispetto, credo che questa società meriti rispetto, credo che questo pubblico meriti rispetto. Quindi oggi mi sento di dire che non siamo né morti, né sepolti, né brutti, né sporchi e né asini, perché siamo arrivati in finale. E penso che 3.200 persone oggi hanno gioito con noi per portarci in finale. Quindi c'è un popolo, c'è una città che ci ha messo tutto quello che ci doveva mettere. C'è stato ieri Rezzano che ha chiesto il 110%, dicendo: noi metteremo il nostro 110, speriamo che tutti mettano il proprio 110. Io credo che oggi sia squadra, sia società e sia tifosi hanno messo di più del proprio 110%, perché hanno fatto qualcosa di incredibile. Me la sono voluta gustare tutta. Normalmente a fine partita rientro, entro gli spogliatoi immediatamente. Oggi me la sono voluta gustare perché ho visto un palazzetto meraviglioso e volevo prendermi tutte le emozioni di questa partita. Credo che questi ragazzi dal 20 di agosto sudano, lottano e sono persone serie. E oggi l'hanno dimostrato, non si sono tirati indietro. Poi dire che qualche giocatore è bollito piuttosto che altro, bisognerebbe sapere gli aspetti clinici di qualche giocatore. Oggi ci sono stati giocatori che ci hanno messo di più di quello che potevano dare, e io credo che questi giocatori hanno solamente ringraziati. Come va ringraziato uno staff sanitario che ha rimesso in piedi delle situazioni non semplici, e quindi oggi credo che quello che chiesi a giugno, quando mi fu chiesto che cosa chiedevo, io dissi che la famiglia cestistica, composta da una squadra, una società, il pubblico, dovevano essere tutti insieme per arrivare a dei risultati. Credo che l'abbiamo fatto e credo che oggi siamo tutti quanti contenti di quello che è il nostro percorso, che non finisce, perché adesso arriva il bello. Domenica abbiamo la prima partita contro Palestrina, che è una squadra anche lei costruita per arrivare fino in fondo. Ci siamo tutti e due fino in fondo e vogliamo godercela dentro casa nostra, vogliamo godercela con questo pubblico meraviglioso e vogliamo regalare alla nostra società tutto il bene possibile. E siamo una grande famiglia, siamo un'entità unita e oggi ce la gustiamo e siamo contenti per tutti, siamo contenti per il pubblico. Non credo che ci sia molto da dire sull'andamento della partita. Avevamo chiesto alla squadra di essere eccellente su alcune situazioni che erano quelle che ci avevano creato difficoltà in gara 3 e in gara 4, soprattutto i rimbalzi, 37 a 19. Abbiamo tirato quasi il doppio dei tiri loro dal campo e
e credo che la percentuale sia 97-60, scusatemi, la percentuale sia 135-41. Credo che più di questo io oggi non so che dire, devo dire solamente grazie ai miei ragazzi, grazie al mio staff, perché fanno delle cose eccellenti. E siamo di nuovo al lavoro, perché adesso ci andiamo a fare una birra, scusatemi, ma Nicolas e Jack oggi meritano una birra. E poi siamo da domani pronti di nuovo ad arrivare a, per quello che possiamo fare domenica, a giocarci la prima gara di una finale per andare in A2. Penso che il mio sorriso in questo momento sia più chiaro di qualsiasi altra parola che io possa dire, e sono contento per San Severo. Grazie a voi.